Non c'è pace giudiziaria per Phi Meccanica e per i suoi uomini di vertice del passato. Gli sviluppi delle indagini napoletane sul sistema di tracciabilità dei rifiuti portano ai domiciliari con l'accusa di associazione a delinquere e corruzione Lorenzo Borgogni, ex responsabile delle relazioni esterne, Stefano Carlini, ex direttore operativo di Selex Management, l'azienda di Phi Meccanica che per decisione del Ministero dell'Ambiente gestiva il Sistri, e poi due imprenditori romani. Uno è Vincenzo Berardino Angeloni, ex deputato di Forza Italia, dentista dell'ex presidente di Finmeccanica Guarguaglini e sua persona di fiducia. Oggi la Guardia di Finanza ha perquisito la casa e l'ufficio di Guarguaglini. Anche per lui i PM di Napoli avevano chiesto l'arresto, ma il GIP l'ha rigettato. Gli accertamenti avrebbero portato alla luce imbrogli e fatture false o gonfiate allo scopo di creare fondi neri per gli stessi massimi dirigenti di Finmeccanica o per esponenti politici non ancora compiutamente identificati. Il GIP di Napoli scrive che Borgogni era definito il capo. Una volta si fece mandare 200.000 euro su un conto corrente in Inghilterra. Le accuse gli arrivano dall'ex amministratore delegato di Selex Management, Sabatino Stornelli, e dal fratello, finito in carcere con altre 20 persone un anno fa nell'ambito della prima inchiesta sul sistema nato nel 2009 per contrastare gli sversamenti illegali di rifiuti. Altri soldi depositati in una banca di Lugano sarebbero rientrati in Italia tramite spalloni per essere consegnati a Borgogni. Un milione e mezzo di euro in contanti subito disponibili li avrebbe portati Angeloni direttamente nella sede centrale di Finmeccanica. Dall'ordinanza salta fuori anche il nome di Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell'UDC, non indagato. Dice Stornelli a PM, Borgogni aveva provveduto a finanziare con i soldi delle commesse ricevute da Finmeccanica i suoi sponsor politici e segnatamente l'onorevole Cesa, circostanza consolidata nel tempo e riferibile già ad alcuni anni prima del 2009. Cesa in una nota dichiara di non essere a corrente di nessuno degli episodi descritti e si dice totalmente estraneo a quanto gli verrebbe attribuito.